pizza collaudata ormai da anni ci occorrono 500 g di farina zero, acqua tiepida quanto basta, un cucchiaino di zucchero di canna, una bustina di lievito di birra o mezzo cubetto di lievito di birra fresco. Come vedi, sto utilizzando la planetaria perché ovviamente l'impasto viene molto meglio, ben incordato ed elastico, proprio come deve essere quello per la pizza. Puoi scegliere anche di impastare a mano, ma il risultato non verrà mai come questo, che deve essere lavorato per ben 15 minuti. In questo modo incorpora aria. Inoltre devi aggiungere tanta acqua fino a raggiungere una consistenza simile a questa. Non devi quindi ottenere un panetto ma un composto appiccicoso, ma non troppo. Ed eccola in tutta la sua bontà. Se mi segui da tempo saprai che sono pizza dipendente, tant'è che questa ricetta è diventato il rito della domenica. Ne sono testimoni le persone che mi seguono su Instagram, dove puntualmente nel finire del weekend posto la story con la pizza appena sfornata. Io e mio marito non ne possiamo fare a meno e ti posso assicurare che è come essere in pizzeria, anzi meglio, perché come tutte le cose fatte in casa si sa quello che ci si mette ed in più quanto ha lievitato prima di essere cotta. A proposito di questo ti posso dire che a me non gonfia lo stomaco ed è un piacere mangiarla. Spero vivamente che la proverai perché non so se si è capito e non so se si vede che merita. Che dire di più, se come me ami la pizza, iscriviti e se sei intollerante al glutine, ti lascio il video nella schermata finale. Buon appetito!